Benvenuti nel mio canale, io sono Rampa e oggi siamo ritornati sulla serie più attesa del mio canale, consigliata da voi. Siamo ritornati su Skyrim. Vi chiedo subito di raggiungere 20 like come lo scorso episodio, è andato veramente strabene. Io ringrazio tutti coloro che hanno commentato e che hanno messo like. In fatto di views è andato bene, in fatto di feedback anche, quindi vi invito a ricommentare consigliandomi se devo migliorare qualcosa o anche solo per farmi vedere che ci siete, che mi sostenete. Ma bando alle ciance, incominciamo subito. Continua, andiamo. Ci eravamo lasciati praticamente, se non mi ricordo male, che dovevamo praticamente entrare, entrare a far parte dell'esercito, diciamo. Ora vedremo esattamente la giusta parola. Avanti, mi sentirò meglio quando saremo al sicuro a Riverwood. Ok. Il generale Tullius si trova a Casteldower, nella città di Solitude, a nord-ovest da qui. Parla con il legato Ricche. È lei che si occupa delle nuove regole. Okay. Metterò una buona parola per te se riesco a tornare prima. Grazie. A Solitude. E chi erano quegli altri prigionieri? Non li conoscevi? Erano Ulfric Manto della Tempesta e i suoi luogotenenti. È una specie di traditore? Già, il capo dei Manto della Tempesta. Sostengono di combattere per liberare Skyrim, ma in realtà la guerra è solo un pretesto per Ulfric per diventare il re dei re di Skyrim. Vediamo. Chi sono i Manto della Tempesta? Non hai sentito parlare della guerra civile a Skyrim? No. Vedo che la gente di Cyrodiil ha altre cose a cui pensare. È molto semplice. Ulfric creò i Manto della Tempesta diversi anni fa, come una sorta di esercito privato per sostenere le sue ambizioni. Ha usato il divieto del culto di Talos per fomentare la gente contro l'impero. Non è mai riuscito a ottenere molto sostegno. Così, pochi mesi fa, ha assassinato il re dei re. Oddio. Questo gesto ha attirato l'attenzione dell'impero. Credo. Come hai catturato Ulfric? È stato un colpo da maestro. Faremo meglio a muoverci. Okay. Ho come la sensazione che quel drago ci stia osservando da lassù proprio in questo momento. Dov'è? Dov'è? Zio, andiamo avanti. Non so dove dobbiamo andare di qua. No. Andiamo di qua. Zio. Ok, questa è la strada giusta. Andiamo. Vai. Ti vedo carico come non mai. Sempre dritti. Ascolta, per quanto mi riguarda, hai già ottenuto il tuo perdono. Grazie. Ma finché non avremo la conferma da parte del generale Tullius, sta alla larga dagli altri soldati imperiali ed evita di cacciarti nei guai. Intesi? Intesi, intesi. Tranquillo. Dai! Rumori strani intanto. Oh mio Dio. Ora sei mio. Lupi. Ciao zio. Gli animalisti non sanno niente. È una cosa che rimane tra me e te. Sono felice che tu abbia deciso di venire con me. Siamo quasi a Riverwood. Ok. Si incomincia a vedere la cittadina, quindi già è qualcosa. Comunque il gioco, ragazzi, è veramente strutturato bene. Eccoci qua, nuova scoperta. Ciao zio. La situazione mi sembra abbastanza tranquilla qui. Ecco mio zio, muoviamoci. Ci credo, qua non è mica venuto il drago. Zio Alvo. Salute! Guarda, non
cosa ci fai? Ti hanno dato un permesso. Per le ossa di Shore, che ti è successo, ragazzo? Shh, zio, per favore, abbassa la voce. Sto bene. Parleremo una volta dentro. Che succede? E questo chi è? Sono un suo amico. Lui è un amico. Mi ha salvato la vita. Vieni, ti spiegherò tutto. Prima però dobbiamo entrare. Va bene, va bene. Entra dunque. Sigrid ti darà qualcosa da mangiare e potrai raccontarmi tutto. Ok. Un drago! Ho visto un anch'io. Drago. Cosa c'è, una madre? Era grande come la montagna e nero come la notte. È passato in volo sopra il tumulo. Drago, ti prego. In questo passo ti fa. Permesso. Allora, apri. Andiamo. Vediamo cosa c'è dentro sta casa. Sigrid, abbiamo compagnia. Prendi, rubiamo che non si sa. Che cosa credi di fare? Perispiro, un brigante. Ah, eravamo così in pensiero per te. Venite, dovete essere affamati. Accomodatevi e vi darò qualcosa per rifocillarvi. Dunque, ragazzo, Perry, sono ubriaco. Un drago. È ridicolo. Non sei ubriaco, ragazzo, vero? Marito, ascoltiamo la sua storia. Non c'è molto da aggiungere. Questo drago è apparso nel cielo e ha distrutto tutto quanto. C'è stato il panico. Non so se ci siano altri superstiti. Io stesso non ce l'avrei fatta senza il suo aiuto. Lo so. Devo tornare al solito e avvisare tutti su quanto è accaduto. Speravo tu potessi fornirci cibo, provviste e un posto dove stare. Ma certo, gli amici di Atvar sono miei amici. Sarò lieto di fornire tutto il mio. Grande, grande. Come ho detto, sono felice di aiutare come posso. Ma ho bisogno del tuo aiuto. Noi ne abbiamo bisogno. Allora, anello d'argento, anello. Allora, qua ci dà qualcosa da prendere. Io prendo l'anello d'argento. Ascolta, prendiamo tutto, così siamo a posto. Non si sa mai. Fatto. Lo Jarl deve sapere se c'è un drago a piede libero. Riverwood è senza difese. Dobbiamo avvertire lo Jarl Balgruuf a Whiterun di inviare tutti i soldati che può. Se farai questo per me, ti sarò debito. Ok. Sì. Hai davvero visto un drago? E com'era? Aveva sì, grande. Silenzio, cara. Non dare fastidio. Tu vieni qua da me, vieni qua da come me. A casa vostra. È bello essere tornati in un posto accogliente, eh? Ascolta, io mi tratterrò qui per un po'. Tu puoi raggiungere Solitude da qui. Ti suggerirei di andare a Whiterun. È di strada. Una volta lì potrei prendere un carro per solito. Ok. Procedi verso nord, non ti puoi sbagliare. Ok. È la capitale del feudo di Whiterun, il più grande e il migliore dei 9 feudi di Skyrim. Ma non devi credermi sulla parola. Fa attenzione lungo la strada per solito. Ok. Quei dannati manto della tempesta potrebbero essere ovunque. L'hai visto veramente un drago? Tieni gli occhi aperti. È solo questione di tempo. Ok. Quindi ora non abbassare la guardia. Sì. Ai ribelli fa comodo dimenticare che è l'impero a tenere il dominio fuori da Skyrim. Dobbiamo allora proseguire tecnicamente. Prendi ciò di cui hai bisogno. Nei limiti del buon senso. Cosa c'è? Gli dèi ti assistano nelle tue battaglie. Ok. Intanto io lo seguo perché non si sa mai. Tutto quello che ti serve. Se è semplice e forte, posso forgiare. Questo è stato il tuo ultimo errore. Mm.
Oh, oh, wow. La sua salute è bassa. Stipere una pozione. Via. Andiamo verso nord. Ok, forse sì, forse no. Non lo so. Non so dove sto andando, raga. Mi fido del mio istinto. Ha detto verso nord, quindi andiamo verso nord. Speriamo di fare giusto. Muori, muori male. Pelliccia di lupo buona, non si sa mai. Allora, pozione magica, pozioni di cura minore utilizziamo. Ok, così almeno ci siamo riparati un po'. Ok, ora siamo di nuovo carichi come non mai. Tecnicamente dovremmo andare di qua. Ci sono dei villaggi, quindi per fortuna speriamo che siamo nella strada giusta, perché io non conosco il gioco, quindi... Che ci sono delle persone... Penso che sia buono. Calmi, calmi, calmi. Oh. Calmi, calmi, calmi un attimo. Morì. Ok, sono morto io male. Veramente. E ora che succede che sono morto? Che non capisco più niente. Allora, sono morto e ora che succede? Da di qua. Allora, calmi un attimo. Missioni. Parla allo Jarl di Witherrune, l'inglese esatto. Quindi, mostra nella mappa. Allora, sulla mappa del mondo i luoghi che hai scoperto hanno un'icona chiara, mentre quelli... di cui hai solamente sentito parlare hanno un'icona sicura. Allora, parla allo Jarl di Whiter. Allora, è posizione attuale, io sono qua, quindi imposta meta, io voglio qua un M1, dovrei averla impostata come meta tecnicamente. Quindi ora ci rimane solo che seguire la strada. Allora, di qua si esce dal villaggio, quindi no. Dobbiamo andare di qua come abbiamo fatto prima, se non sbaglio. Ricontrolliamo la mappa. Allora, è sempre posizione e io posizione attuale sono di qua. Parla lo zio, stiamo andando nella posizione giusta e già qua capisco qualcosa che prima non avevo capito, quindi buono. Vieni qua lupetto, ci sei di nuovo, ma stavolta sono pronto. Muori. Ok, allora io tengo sempre controllata la mappa perché non si sa mai e voglio essere sicuro. Allora, posizione attuale. Bisogna che andiamo un po' più dritti. Un po' più dritti. Comunque ragazzi, il video di oggi può terminare qua. Io spero che vi sia piaciuto. Vi lascio sulle spine per quanto succederà nel prossimo episodio, perché andremo a completare le due missioni che ci sono state assegnate. Comunque, spero che vi sia piaciuto, se così è stato vi ringrazio per la visione, vi ricordo di lasciare un bel like che è sempre gratis, commentate assolutamente, condividete questo video con i vostri amici, iscrivetevi al mio canale se ancora non l'avete fatto, noi ci ribecchiamo in un prossimo video, people make me famous!